Ok, dai che si parte. Dal 5 al 7 marzo si rinnova l'appuntamento con la millenaria fiera di Godega a Godega di Sant'Urbano, una delle importanti manifestazioni dedicate al mondo rurale della provincia di Treviso, che si rinnova di anno in anno con numerose novità, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e di tutti i protagonisti. I bambini oggi hanno iniziato bene la giornata venendo a scuola con gli asini. Com'è questa esperienza che voi fate vivere a questi bambini? È un'esperienza appunto che abbiamo ereditato anche dai precedenti che hanno fatto questo servizio di asino bus. Noi l'abbiamo chiamato Freccia Mus, perché è come un treno, invece di essere un treno ad alta velocità è un treno ad alta lentezza, che però dà la possibilità ai bambini di arrivare a scuola. Li abbiamo visti molto carichi, molto contenti, felici di andare a scuola con questo mezzo di trasporto. Il signor Silvano con la sua carrozza ha caricato gli zainetti e quindi il bambino è incamminato a fianco agli asini. È stata un'esperienza molto bella e la ripeteremo nei prossimi giorni nelle altre scuole del comune di Godega. 4 giorni di trasporto, quanti bambini riuscite a portare? Diciamo che con gli asini possiamo portarne quanti vogliamo, l'unico limite è proprio la partecipazione, perché è una partecipazione libera. Chi si vuole aggregare, poi anche nei pomeriggi di questi giorni, prima della fiera, saremo ai centri anziani di Pianzano, Godega e Bibano, e faremo questa attività anche per le persone anziane, perché abbiamo pensato sia ai bambini, ma è giusto pensare anche alle generazioni più anziane. Quindi sarà uno scambio di generazioni, bambini, adulti, famiglie. Chi si vorrà aggregare al Freccia Mus sarà ben accetto. Asinelli, diciamo un po' di nomi. Allora abbiamo la Marta, la Giorgina, la Mara, poi c'è la Gina, la Ciuchina, la Rosetta. Fervono i preparativi all'antica fiera di Godega di Sant'Urbano, dove torna per l'ottavo anno consecutivo la mostra internazionale dell'asino, con un ricchissimo programma per grandi e piccini. Come ogni anno nei giorni precedenti la fiera, iniziando da oggi alle 8, asini e asinari hanno aspettato i bambini di Godega per proseguire nei prossimi giorni con le altre frazioni per accompagnare tutti i bambini nei corrispettivi istituti con Frecciamus. Niente scuolabus, ma un'allegra comitiva di bambini e asini per una passeggiata dove i bambini impareranno ad interagire con gli animali. Ecco il signor Asinaro che da anni fa questo mestiere. Sì, è di tradizione, mio padre era carrettiere, aveva cavalli, e muli e anche asini. E io mantengo la tradizione e la passione naturalmente per poter fare questo mestiere. Con grande soddisfazione perché ho visto che è l'animale che ha questo rapporto, questa empatia verso le persone. Io ho insegnato anche nelle cooperative sociali dove viene usato come onoterapia, con dei ottimi risultati. Oltre al Frecciamus dedicato ai bambini, con gli asini già noti ai bambini del paese e guidati dagli asinari, saranno organizzati laboratori ludico-educativi negli spazi fieristici. Qui a Godega sono 5 anni, mi sembra, che veniamo alla fiera e facciamo giocare i bambini, li facciamo salire, li facciamo le patenti di guida dell'asino. Questi animali sono eccezionali per il rapporto con i bambini. Beh, la scelta dell'asino è perché l'asino è molto docile, molto, non morde, non scalcia, il maschio è piuttosto focoso e poi quando parte in amore diventa un po' un problema. Venire a scuola con l'asino, come ti sembra questa esperienza? Bello, bello. La prima volta? No, la quinta volta. Buona scuola, adesso farai lezioni più felice. Sì. Adesso è suonata la campanella, è l'ora di andare a scuola. Vai, corri, saluta, ciao. Ciao, ciao.